Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la Repubblica Albania Italianofona oggi portiamo alla vostra attenzione un'altra esperienza italo-albanese. Oggi è la Vie Musei, ospite del nostro programma. Grazie di aver accettato. Mirdita te gjithve. Buongiorno in italiano, bisogna dire. Buongiorno a tutti. Allora, signora Labbie, poi presentarci se stessa, cosa fai, da dove viene? Allora, sono la Vie Musei, vengo da Shkodra, Albania, risiedo a Varese, provincia di Lombardia, e lavoro a Lugano. Ho un centro benessere a Lugano. Ma sei una donna sportiva, no? E facci Sì. raccontare, quando è che sei andato in Italia? In Italia sono andata appena avevo 20 anni, era ancora giovanissima. Come mai hai scelto andare in Italia? Come tutti noi albanesi, no? Non avevamo altra scelta. Migliore, no? Sì. Sai E quando c'è. sei andata in modo legale, in modo illegale, poiché molti di No. noi sono arrivati lì in modo illegale. Sì, con il gomone. Addirittura con il gommone. Era un'esperienza terribile, sicuramente. O c'era bel tempo e non c'era questa situazione. Era terribile. In più avevo una bambina, diciamo, appena quasi nata, cioè era nata piccolina. Io quel viaggio me lo ricordo ancora oggi. È Del tutto andato. naturale. Perché mi ricordo a metà mare mi dissero gli scafisti di buttare la bambina al mare, perché Addirittura. piangeva e per la paura, sai, della finanza che ci potevano trovare, e mi hanno chiesto di buttare la bambina al mare. E E io gli ho cosa hai detto. sentito? Cioè, era tua bambina o no? Lei era la mia bambina. La tua bambina. Avevi 20 anni e avevi una bambina. Una storia molto particolare, sicuramente dolorosa. Cosa hai sentito in quel momento che ti hanno detto di buttarla? Mi sentivo morire. Gli ho Ecco. detto, se deve morire la mia bambina, devo morire anch'io. Poi mi ricordo che c'è stato un signore in mezzo a questo gruppo e gli ha detto no. Perché loro sono le nostre mamme, i nostri figli, e nessuno da loro si muove da questa. O tutti vivi o tutti morti. Giustamente. La tua figlia oramai quanti anni ha? Ecco, La mia figlia ha 25 anni, è un'infermiera professionista, lavora in Germania e sono tanta soddisfatta da questa bambina che doveva essere buttata. brava. Il destino è qualche volta strano e qualche volta è anche, diciamo, molto bello, no? Come nel caso della tua figlia. Sì. Ok, ora ti sei stabilito lì, credo che fai, cioè anche sei conosciuta come persona pubblica, in un certo senso, Sì. Sono stati difficili i primi anni, no? diciamo, Certo. perché venivamo guardati come quei clandestini, eravamo clandestini. E sai, l'inizio è stato un po' duro, poi pian piano ci hanno conosciuti e ci hanno aperto veramente le porte. E l'Italia è un paese meraviglioso. Certamente, gli italiani sono meravigliosi anche, ci hanno fatto offrire la loro casa e siete diventati cittadini italiani come loro. Sì, siamo già cittadini italiani, sì. E Ma sono fiera di avere cittadinanza di loro. certo, lo sarei anche io se lo ottengo. Comunque, mi hai fatto sapere prima che sei a Sanremo, a fare cosa? Allora, sono a Sanremo come operatore del benessere. Faccio parte di questo staff diretto da Stefano Serra e prendiamo cura dei nostri VIP, dei nostri attori, cantanti. Cerchiamo di donare un po' di benessere a loro. Sono stata tra 1.400 massaggiatori d'Italia e ci troviamo in 10 qua. Facciamo Dunque, parte di questo. sei uno dei 10 i migliori, diciamo, le persone che offrono il benessere. Cioè, facci spiegare, perché tra le donne capisco che capite bene. Benessere in questo senso, cos'è? Cosa fai a questi personaggi VIP? Allora,
dal massaggio al viso, piedi, mani, un'apertura del diaframma. Sai, per i cantanti non è facile, anche per loro, anche se magari non è la prima volta che salgono sul palco, ma c'è sempre un'emozione. Certo. Quindi con le nostre mani, con i nostri, con la nostra energia cerchiamo di dare un po' di benessere. Possiamo fare dei nomi, se possiamo fare dei nomi di questi personaggi VIP? No, non riusciamo ancora a svelare i nomi perché, sai, abbiamo anche noi un po' di... Però posso dire che abbiamo visto, già siamo da 2 giorni qua, ne abbiamo visto già abbastanza. Capito. Ma c'è un evento lì? Cosa c'è? Cioè, cosa allora, fa Sanremo? C'è uno spa grandissimo. Io mi trovo nello spa dell'hotel Des Anglais, è un hotel, un grande hotel, e qui giustamente alloggiano anche loro. Sono anche loro qua con noi e quando si sentono un po' stanchi, un po', vengono nel nostro centro benessere, in questo spa, e noi cerchiamo con le nostre energie, le nostre mani di tirarli un po' su. Certo, certo. Comunque è un mestiere moderno, diciamo, quello vostro. Cioè, dalle tue parti ci sono tanti albanesi. Arrivano anche le donne albanesi a fare, cioè, a cercare il benessere o no? Cioè, è anche una cultura degli albanesi che vivono in Italia, questa? Allora, siccome ora ti parlo del dove c'è il centro benessere in Svizzera, posso dire che ne ho tante, tante donne albanese. E dico meno male perché, sai, la nostra cultura non era tanta, però magari vivendo all'estero hanno preso già questa, sì, ne ho tanta clientela albanese pure. Ma anche a Tirana, anche in Albania, oramai i centri di benessere sono molto diciamo di moda. Anche sì, qui, sono... passeggiando sulle strade di Tirana, trovi ogni tanto un centro di benessere, cioè una cultura oramai anche da queste parti. Io cercavo di capire se gli albanesi che vivono lì, e sicuramente lavorano in tanto, lavorano, diventano anche stanchi come i migranti, no? Trovano difficoltà, ed è tutto naturale. Gli italiani che hanno fatto fondare la storia degli immigrati la conoscono bene questa. Per questo ho chiesto. Ok, lei è oramai, ho fatto leggere anche dei articoli su di te in diversi giornali locali. Dunque, sei una richiesta. Sì, ho appena finito una. Un'intervista con Ticino Online, con la TV svizzera comunque. E sì, mi chiedono un po'. Va bene, interessante. Fa piacere anche quando faccio qualcosa per i miei, perché anch'io vorrei che in Albania si aprisse qualcosa anche di più grande, sì, come esatto, anche Albania non è quella che hai lasciato lei dietro. Comunque, una donna che è arrivata in Italia tramite i gomondi, che ha avuto una dramma molto pesante quando gli hanno detto di buttare sua figlia nel mare. Purtroppo capitano queste cose, però alla fine vale la pena. Oramai sei diventata una donna di successo. Sì, grazie a Dio. Però sono sempre la di e quella di prima. Certo, certo, non è una cosa facile. Comunque, no. Sei arrivata ad un punto in cui ti senti contenta di quello che hai fatto. Sì, ma in Albania viene o non viene? Chi? In Albania, quando è? Una volta all'anno, una volta in 2 anni? Una volta all'anno. Non c'hai parenti da queste parti? C'è mia mamma, c'è mio padre, c'è i miei zii, sì sì, ancora c'ho tutti i parenti, grazie a Dio. In buona salute e ci sono. E gli dai una mano sicuramente, da... Sì, normale. Ma sono stata a Tirana, che avevo fatto un corso a Tirana. Hai fatto un corso a Tirana? Benessere? In un centro benessere avevo organizzato un corso. Bello. Come ho detto che questa cultura, anche da queste parti, oramai è molto diffusa. Ok, mi fa piacere di sentire una donna che ha iniziato la sua avventura italiana con un, diciamo, un momento difficilissimo che non si può scordare mai, e quando guardi la figlia oramai ti senti fortunata
ringrazi Dio ogni volta che vedi lei, sicuramente. Sì, è vero. Lei non è sposata in Italia, o è sposata lei? No, non sono sposata in Italia. Ma comunque, la figlia ancora non è sposata perché è giovane. No, non vuole ancora. Non vuole ancora, del tutto naturale, vuole vivere ancora. Si vuole vivere ancora. Vivere nel senso libero della cosa, perché quando si fa sposare ci sono tanti impegni, è un impegno importantissimo. Ok, la ringrazio e ti faccio un bocca al lupo. Grazie a voi allora, un saluto a tutti. Da Tirana, per Radio Radicale, Artur Nura.